Salve ragazzi, un libro nuovo e veramente, ma veramente interessante. Si chiama La compagnia della pioggia, è di un'autrice che adoro, che è Angela Nanetti, e le case editrici L'ha Giunti. L'ho finito di leggere proprio stamattina con mio figlio, ci è piaciuto tantissimo. È un'avventura mozzafiato alla ricerca del paradiso, c'è scritto qui nel riquadrino. Effettivamente è un'avventura mozzafiato, non cede mai per tutto il percorso della trama ed è una storia ambientata in mezzo alla campagna. Siamo in uno stagno. Piove pochissimo, anzi quasi più per niente. Sono 6 mesi che non piove, lo stagno si sta asciugando, le rane non possono più sopravvivere. E allora devono decidere se partire o rimanere. E guardate, la chiave di lettura è molto ampia, quindi non è una semplice fiaba, ha anche naturalmente degli insegnamenti molto forti da comunicarvi. E siamo in questo stagno, quindi si deve decidere se partire o meno. Il grande Gra, che è considerato un po' la rana capo, e cerca di radunare tutte le rane, ma naturalmente la vecchia rana che sta lì grinzosa, un po' sonnolenta, non se la sente di partire, rimane. E gli altri, Golia, quella un po' forzuta, un po' così, un po' spaccona, dice di non voler partire, ma poi ci accorgiamo che poi li segue in un secondo momento. E gli altri partono, le altre rane partono perché hanno bisogno di deporre le uova in un posto sicuro. E naturalmente quel posto non è più sicuro, no? Sono praticamente destinate a morire. Ma anche avventurarsi per una nuova strada e andare chissà dove e a quali condizioni non è una scelta facile. Tant'è vero che lungo il percorso le avventure si moltiplicano e purtroppo perdono anche qualcuna di loro. Una viene mangiata dal Barbagianni, Muschio viene schiacciata per esempio dalle mucche al pascolo che ritornano verso la fonte dove loro stavano facendo il bagno, oppure ancora incontrano un topo ragno che si chiama Ermete, un furbetto di topo che però alla fine li aiuta, si aggrega a loro e la loro compagnia si allarga. Alla fine entra anche una salamandra, tigre, e poi lungo il percorso portano con sé anche dei rospi della famiglia dei Ro, il gruppo dei Ro. E poi quindi alla fine diventano una vera e propria compagnia, la compagnia della pioggia, perché cercano tutti la pioggia, a parte Ermete che non è tanto appassionato di pioggia, ma poi ci accorgeremo che piano piano se la fa piacere l'acqua. E quindi è una serie di avventure emozionanti. E tant'è vero, quella più forte che abbiamo letto proprio stamattina è che Ermete purtroppo, attraversando la ferrovia, deve sacrificare la propria coda. E non vi dico come, a quali condizioni, c'è una suspense incredibile. Quindi vi assicuro che è un libro che merita, graziosissimo. E poi, naturalmente, che cosa insegna? Lo spirito di gruppo, e il senso dell'amicizia, anche il senso del sacrificio per l'altro, e c'è anche questo. Poi, naturalmente, insegna anche la forza di carattere per dire magari affrontare nuove avventure, pur di migliorare la propria condizione. Questo, naturalmente, anche è importantissimo, eh? Oggi soprattutto è un valore importante. E poi, alla fine, raggiungere l'obiettivo, inseguire un sogno e raggiungere l'obiettivo. E le rane. È illustrato, questo libro, e le rane alla fine festeggiano in questo modo. Ecco, ci sono tanti disegni, ci sono tante illustrazioni che aiutano naturalmente l'addirittura da 10 anni in su, ma secondo me possono leggerlo anche bambini un po' più piccoli perché è scritto grande, vedete la grafia? È grande e poi è molto agile, veloce nella lettura, quindi lo consiglio anche a ragazzini più piccoli. E quindi vi dico, è una buona, un'ottima lettura. E quindi leggetelo. A presto, ragazzi. La compagnia della pioggia, Angela Nanetti, Giunti Editrice. Ciao!